Vicino a me Mariangela Cilli, che è legale nonché segretaria dell'associazione Carrozzine Determinate, con il presidente che ormai conosciamo tutti, Claudio Ferrante, che si sta battendo da tempo sia per questa che per altre cause, per i diversamente abili. Hai detto bene tu, con la chiusura della piattaforma della regione, dunque l'apertura della piattaforma delle poste, che cosa è successo? Che sulla piattaforma delle poste si possono prenotare soltanto le persone over 70. Quindi è scomparsa, in pratica sono scomparse le icone per le persone fragili, diversamente abili, i caregiver, dicendoli in italiano, le persone che si prendono cura delle altre in difficoltà, e quelle con forte disabilità, e anche gli ultraottantenni che non hanno fatto a tempo a prenotarsi. Dunque, in questo momento le persone fragili e le persone con disabilità, e ne sono ancora tantissime, mi diceva prima Mariangela, in Abruzzo, che non hanno fatto la manifestazione di interesse sul sito della Regione Abruzzo, al momento non hanno certezze, non possono prenotarsi e al momento non possono ricevere i vaccini. Ma come stanno le cose, Mariangela? Sì, è proprio così. Noi come associazione Carrozzine Determinate abbiamo ottenuto sicuramente un risultato importante per la campagna di vaccinazione delle persone con disabilità qui in Abruzzo, grazie alle battaglie di tutta l'associazione e del nostro presidente Claudio Ferrante. Ma oggi dobbiamo necessariamente tornare sulla campagna vaccinale, perché proprio da ieri, il giorno in cui è stata aperta la piattaforma nazionale di poste, è possibile effettuare la prenotazione solo per le persone dai 70 ai 79 anni. Questo significa che tutte le persone con disabilità, i loro caregiver, come hai detto tu, i familiari delle persone con disabilità, tutte le persone fragili, ma anche gli over 80, che per qualche motivo sino ad oggi non avevano manifestato il loro interesse alla vaccinazione, non hanno la possibilità sostanzialmente di prenotarsi. Questa è ovviamente una lesione di un diritto previsto dal piano vaccinale nazionale, che prevede invece queste categorie come categorie prioritarie per la vaccinazione. Voi volete fare un appello in particolare al presidente della regione Marsiglio e all'assessore Bericquale? Sì, assolutamente. Noi abbiamo anche fatto un comunicato stampa nella giornata di ieri, chiedendo appunto al nostro governatore e all'assessore Veriti di adoperarsi affinché venga aperta la piattaforma di poste anche per queste categorie prioritarie, o in alternativa, qualora questo non fosse possibile, che venga ripristinato il servizio regionale per consentire questa manifestazione di interesse. I medici di famiglia possono avere un ruolo in tal senso, cioè possono segnalare la priorità di una persona disabile, medici vaccinatori, perché poi ci sono, Marina, anche però i medici che non vaccinano, e qui le cose si complicano un po'. Il problema è proprio questo, che i medici di famiglia non possono essere la soluzione, proprio perché il medico non vaccinatore non ha la possibilità, e sappiamo che ne sono tanti che comunque non hanno dato la loro disponibilità alla vaccinazione, non ha la possibilità di recuperare il proprio paziente, sebbene sia un paziente che rientra all'interno di queste categorie prioritarie. Noi come associazione assolutamente continueremo a segnalarlo e lo segnaleremo anche a livello nazionale, qualora, ripeto, questo diritto continui ad essere violato. Marina, non so se hai domande da studio, No, che infatti poi la mia giro domanda era proprio quella io. relativa ai medici, perché proprio ieri mi è capitato di ascoltare un medico che ha detto appunto: noi comunque possiamo in qualche modo anche scegliere fra i nostri assistiti quelli che riteniamo più a rischio. Giustamente però immagino che questo valga per quei medici che hanno aderito alla convenzione, dunque sono pronti a vaccinare, ma non tutti lo hanno fatto. Quindi vedremo come proseguirà la battaglia dell'avvocato e dell'associazione Carrozzine Determinate. Antonella, se non hai altro da aggiungere, l'appuntamento è come sempre per chi poi sarà in turno nella lettura del TG serale per il bollettino sanitario. Oggi, tra l'altro, è giornata importante, come sempre, il venerdì, perché c'è la cabina di regia, giusto? Eh sì, all'assessorato regionale alla sanità si parlerà in particolare delle imprese, dei pubblici esercizi in difficoltà, quindi palestre, bar, eccetera, e non solo, poi ci sono i colori, ci sono le varie riaperture, insomma vedremo un po', andremo a sondare cosa accadrà lì nell'assessorato alla sanità al termine del vertice. A me non resta allora che ringraziare Mariangela Cilli, legale e segretario dell'associazione Carrozzine Determinate, con il sempre presente Claudio Ferrante. Speriamo che questa problematica, che riguarda tantissime persone, tantissime diversamente abili, tantissime categorie fragili, con famiglie, caregiver, eccetera, possa essere risolta nel più breve tempo possibile. Grazie Mariangela e un buon Grazie a voi. lavoro.